Chi non conosce Charles Fort? Un uomo ossessionato dai fenomeni celesti, dai fenomeni psichici, spiritici, innaturali. Un uomo che aveva tentato di sfondare come scrittore di romanzi e che invece sfonda solo il muro contro cui sbatte il muso più volte. Perché così rispondono gli editori: lei è un mediocre, i suoi romanzi sono mediocri. Chi non conosce Charles Fort? Uno svagonato di prima categoria, un visionario, un pazzo scatenato, irriverente, sarcastico, egocentrico, uno studioso, uno scrittore. Insomma, in una parola, un genio. A modo suo. Charles Fort nasce ad Albany nel 1874. Sin da piccolo manifesta particolare attenzione per tutto ciò che concerne la natura, tanto da considerarsi e presentarsi poi in futuro come naturalista, pur non avendo mai condotto studi in tal senso. Ma Charles Fort è un personaggio curioso, appassionato e sembra non aver bisogno di una preparazione sistematica nelle varie discipline. Gli basta la sua intelligenza e le spiccate doti di osservazione che riverserà all'interno dei suoi scritti, manifestando anche una certa esuberanza che raramente mostrerà apertamente in pubblico, ma in modo incisivo nei suoi libri, conditi di sarcasmo e un pizzico di sana ingenuità. Nel 1915 inizia a scrivere ben due libri, dai titoli piuttosto originali, X e Y, dove afferma con sicurezza che esiste una colonia di esseri viventi su Marte in grado di condizionare la vita sulla Terra. Non soddisfatto dall'intraprendenza dimostrata in X, si butta sul suo secondo libro, Y, dove questa volta vuole convincere dell'esistenza di una civiltà di esseri maligni con residenza nel Polo Sud. Ma i due libri non furono presi in considerazione dagli editori e così, preso dallo sconforto, distrusse i manoscritti, sprofondando in un forte stato di depressione causata anche dalle estreme condizioni di povertà. Ma Fort è uno che si riprende piuttosto in fretta e ha un asso nella manica. Da anni colleziona ritagli di giornali e appunti sopra i più disparati fenomeni bizzarri, naturali e innaturali, che da sempre lo affascinano. Soprattutto la sua ossessione sono gli oggetti che cadono dal cielo: piogge rosse, piogge di rane, filamenti, bagliori naturali e così via. E poi, un bel giorno, decide che è ora di basta. Prende su tutte le sue scartoffie, appunti e ritagli di giornali e ci scrive un libro, il più conosciuto nato dalla sua penna, il libro dei dannati. Così lo chiama, e per dannati intende tutti quei fenomeni bizzarri, paranormali e anomali di cui abbiamo cenato sopra e che la scienza non vuole prendere in considerazione. Il vecchio Fort non le manda certo a dire, ed è proprio in questo libro che si inizia a vedere una nota sarcastica in ogni sua frase, quasi a schernire gli scienziati che non volevano interessarsi a tutte quelle bizzarrie. Manco a dirlo, nemmeno questo libro viene preso in considerazione dagli accademici. Ma che cosa contiene il libro dei dannati? È un testo scritto in modo anomalo, almeno quanto il suo contenuto. Non c'è un filo conduttore vero e proprio, tanto da sembrare una cozzaglia di pensieri sparsi senza capo né coda. Sintassi smagliante, commenti poco lusinghieri nei confronti delle varie discipline scientifiche e relativi esponenti. Puntini di sospensione ovunque nel bel mezzo di frasi laconiche e a volte ingenue che lasciano il lettore perplesso. Ve ne do un assaggio con un estratto dal capitolo che parla dell'esplosione del vulcano Krakatoa nel 1883. In tutti i libri che riportano questi eventi, e finora non ho letto alcuna eccezione a questa regola, pare che gli straordinari effetti atmosferici del 1883 furono notati per la prima volta alla fine di agosto o verso i primi di settembre. Questo ci crea una difficoltà. Questa è la spiegazione che fu concordata nel 1883, puntini puntini puntini, ma i fenomeni atmosferici continuarono per 7 anni, puntini puntini puntini, tranne che in questi 7 anni ci fu un intervallo di vari anni, puntini puntini puntini, e quindi 2 punti. Dove era stata la polvere vulcanica per tutto questo lasso di tempo?
Avreste mai pensato che una osservazione di questo genere avrebbe provocato qualche problema? Allora non avete studiato l'ipnosi, puntini, 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 e non avete mai cercato di dimostrare a un ipnotizzato, puntini, 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 che un tavolo non è un ippopotamo. Restando a quanto è comunemente accettato, sarebbe impossibile dimostrare una cosa del genere, puntini, puntini, puntini. Indicate 100 ragioni per cui sostenete che un ippopotamo non è un tavolo. Due punti. Dovrete finire col convenire che neppure un tavolo è un tavolo, puntini, 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 ma che sembra solo un tavolo, puntini, puntini, puntini. Bene, questa cosa accade anche quando un ippopotamo pare essere un ippopotamo, puntini, puntini, puntini. Già, avete capito proprio bene. Ovvero, niente, immagino. Il libro dei dannati è un frullato di pillole balocchi su postoni di nozioni e arabeschi di supposizioni prese poi piantate lì, annotate nell'ordine caotico con cui Fort aveva collegato in modo molto personale questo e quell'argomento. Non ho mai letto altri libri dell'autore se non questo, ma temo che altri suoi capolavori come Lo, punto esclamativo, del 1931 siano dello stesso tenore del libro dei dannati. Ma detto questo, che cosa ci lascia Fort? Perché un personaggio così eccentrico, nonostante l'apparente irrilevanza del suo lavoro, è ancora oggi tirato in ballo molto spesso? Sentiamo parlare di fenomeni fortiani che prendono il nome proprio da lui. Ebbene, rimarrete sorpresi nel sapere che il termine teletrasporto fu coniato proprio da Fort per spiegare alcuni fenomeni di apparizione e sparizione. A tal proposito, collega il teletrasporto con i rapimenti alieni. Ma non solo. Fort fu il primo ad avanzare e a portare all'attenzione della scienza tutta una sequela di fenomeni che poi, successivamente, sono stati dimostrati e accertati come fatti reali, come ad esempio la pioggia di rane e altri animali. In questo, Fort insegna che molto spesso esistono fatti che non possiamo spiegare, ma che sono documentati e che se la scienza ignora, allora tanto vale concedersi un po' di svago e farci attorno un contornino di ipotesi, anche assurde, che aspettano solo di essere smentite dopo l'approfondimento. Era questo a cui mirava Charles Fort, non tanto alla mera punzecchiatura, alla satira, all'humor con cui condiva ogni sua affermazione. Certamente si sa che quando qualcosa di assurdo diventa ancora più assurdo, smuove una certa curiosità e che, se presa sul serio per essere smentita, porta poi magari alla scoperta di qualcosa di concreto, proprio lì dove si credeva vi fossero solo delle fantasie. In fondo, Fort ha scritto ciò che ha scritto soprattutto per il puro gusto della speculazione intellettuale, o forse solo per una ristretta cerchia di gente che ancora amava e ama vedere il mondo come vuole vederlo, senza voler convincere gli altri delle proprie fantasie e senza prendersi sul serio come solo chi è dotato di ironia sa fare. Come disse Fort, io vi mostro i dati, poi fate quello che vi pare. Insomma, un personaggio controverso, forse blasfemo nei confronti della scienza, ma sicuramente interessante e capace di smuovere, purtroppo, solo decenni dopo, una certa elasticità mentale in ambito scientifico che certo non ci viene da lui in quanto eredità fortiana, ma di cui bisogna dargliene atto, è stato il precursore. Se siete interessati ad approfondire il lavoro di Charles Fort, trovate il libro dei dannati in inglese nell'edizione originale del 1919, riprodotto da libriproibiti.com, e dall'anno prossimo anche in italiano, tradotto e curato, rivisto e corretto da uno strano tizio che va matto per queste cose e ci fa su anche dei podcast. Chissà chi sarà mai uno svagonato del genere.